questa positività, chiamiamola così, incredibile ed assurda, fa ridere, trovano una quantità minima di testosterone. Questa quantità minima di testosterone cozza in maniera totale con l'assenza di testosterone in tutti i controlli precedenti, in tutti i controlli successivi. Solo un folle può fare un doping al testosterone una volta in una mini dose, perché si sa che non avrebbe effetto sportivo alcuno. Le provette di Schwasser sono state analizzate una prima volta al laboratorio di Colonia, uno dei più avanzati del mondo. Poi a un certo punto dovevano essere distrutte, ma colpo di scena, hanno bisogno di un controllo più accurato. Per il laboratorio di Colonia quella analisi era bella che finita, risposta negativa, fine della trasmissione. La Federazione Internazionale invece vede oltre e di lì a qualche settimana decide di richiedere al laboratorio il riesame. Come dire, una rivelazione. The sample was identified as suspicious not by the Cologne lab. It was identified as suspicious by the Montreal lab acting as an organ who looks a number of parameters of an athlete over time. È strano che qualcuno volesse ricontrollare una provetta che era risultata regolare, quindi secondo noi è qualcuno che sapeva leggere nella sfera magica, sapeva che c'era quel testosterone artificiale nell'urina. Le urine di Schwasser, che in un primo momento risultavano negative, diventano in un secondo momento positive. Un vero e proprio miracolo della scienza.